sempre Andrea Celesti. Sempre Andrea Celesti che ci dipinge un'altra scena. Santa Caterina d'Alessandra è stata una martire cristiana che era stata promessa in sposa a un pagano, un ricco imperatore ovviamente di fede pagana. Lui impone a Santa Caterina di cambiare la propria religione, lei ovviamente no, nega, e viene quindi martirizzata. E il simbolo del martirio di Santa Caterina d'Alessandria, lo vedete bene, è la ruota dentata. Questa ruota dentata con cui lei viene uccisa, viene martirizzata, che l'Andrea Celesti ci pone proprio alla base del dipinto. La Santa Caterina è la santa che vedete vestita in bianco e in rosso, che viene rappresentata nell'atto di ricevere l'anello dal Gesù bambino. Gesù bambino che viene tenuto sulle gambe della Madonna, che si gira dall'altra parte, quasi per non voler disturbare il momento così intimo, così mistico del matrimonio appunto tra la santa e il Gesù bambino, no? Questa scelta della Santa Caterina di dedicare tutta la sua vita al Cristo. E simbolicamente la ruota dentata richiama che cosa? La corona con questi punzoni, no, della Santa Caterina, che si trasforma ancora in cosa? Nella corona di fiori che le viene posta sul capo dall'angelo che scende, sembra impicchiata, no, per collocargliela sulla testa. Quindi dalla sofferenza, dalla passione, arrivare poi alla gloria con l'incontro con il Cristo.